Le auto ibride sono effettivamente veicoli affascinanti, sono il presente e probabilmente saranno ancora di più il futuro, ma sono un po' complesse da capire certe volte. Abbiamo già parlato di loro diverse volte su alcune guide, come riconoscere le automobili ibride migliori per le nostre esigenze e anche come effettivamente riconoscere le caratteristiche fondamentali delle auto full hybrid, mild hybrid e plug-in hybrid. In questo video però voglio sfatare 5 miti sulle automobili ibride. Non in tutte le automobili ibride bisogna ricaricare le batterie, infatti le ibride plug-in effettivamente hanno una presa di ricarica collegata direttamente al pacco batterie dell'auto, che tra l'altro può anche viaggiare in modalità solo elettrica per diverse decine di chilometri, ma di solito le automobili ibride non hanno necessità di essere ricaricate. Ma le automobili ibride mild hybrid e full hybrid, così le possiamo classificare, non hanno bisogno di una ricarica e quindi di conseguenza basta semplicemente accendere il motore a benzina o diesel e poi viaggiare. In automatico il sistema si occupa di ricaricare le batterie in frenata e di recuperare l'energia cinetica, oppure di rimettere l'energia nel sistema per avere motricità e trazione, quindi abbattere le emissioni e i consumi. Assolutamente no, le automobili ibride non si fermano nel momento in cui la batteria è scarica, anzi il motore a benzina è proprio lì per poter permettere all'automobile di muoversi anche senza l'apporto dell'elettricità, sia nel caso delle full hybrid che nel caso delle mild hybrid, ma addirittura nel caso delle plug-in hybrid. Nel momento in cui la plug-in hybrid esaurisce la ricarica all'interno delle batterie, si comporta esattamente come una full hybrid. Nelle automobili ibride lo spazio di carico è praticamente identico a quello delle automobili tradizionali a benzina, perché la possibilità di installare i pacco batterie in certe zone che diversamente non sarebbero utilizzate, come ad esempio al di sotto del divanetto posteriore oppure al di sotto del piano di carico del bagagliaio, effettivamente ha reso possibile mantenere la stessa capacità di carico tra le auto tradizionali e quelle ibride. La credenza che le batterie possano portare via spazio di carico effettivamente era vera qualche anno fa. Adesso i pianali o i telai, se così vogliamo chiamarli, sono sempre più spesso capaci di ospitare dei pacchi batterie anche ingombranti senza togliere spazio all'interno, quindi da questo punto di vista non c'è assolutamente nessun problema. E anzi, alcune automobili ibride, come ad esempio la Prius, sono tra le automobili della loro categoria più spaziose in assoluto. La durata delle batterie non è affatto limitata, anzi è molto lunga, e soprattutto basta guardare quanti tassisti ci sono in circolazione che hanno scelto l'ibrido, non soltanto per questioni di risparmio e di costi di gestione, ma anche perché sono effettivamente dei veicoli molto facili da mantenere, soprattutto sono dei veicoli che durano a lungo. Inoltre il fatto che alcuni produttori, come ad esempio Toyota, applichino una garanzia molto estesa sui pacchi batterie già vi fa capire quanto possano puntare su questa tecnologia senza rimetterci troppi soldi. Se parliamo di automobili ibride, alcune delle auto più veloci del pianeta sono proprio dotate di un sistema ibrido, come ad esempio la Ferrari oppure la Porsche 918 Spyder. Ma tornando coi piedi per terra e parlando di automobili facili da gestire, soprattutto decisamente più semplici da acquistare, non è assolutamente vero che le automobili ibride sono lente. Alcune auto sono dotate infatti di maggiore spunto grazie alla presenza del motore elettrico e soprattutto riescono ad essere molto facili e gestibili nella vita di tutti i giorni e possono essere considerate tranquillamente al pari delle automobili di pari categoria che sono, diciamo, tradizionali, quindi dotate di un motore diesel o benzina. Ora capirete che è sempre più facile trovare delle automobili ibride che rispondono alle nostre esigenze, e sul nostro sito ovviamente trovate di tutto e di più. Potete seguire il link in descrizione oppure che trovate qua sopra per poter scegliere la vostra ibrida preferita e soprattutto per potervi fare un preventivo gratuito. Noi ci vediamo alla prossima su DriveK. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube. We'll be right back.